A tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo fare un video che andava un po' a sputtanare quello che la Gazzetta dello Sport ha detto praticamente per settimane. E io ero qui incredulo e dicevo: ma perché fanno questi articoli? E anche tantissimi di voi mi chiedevano sempre: ma perché la Gazzetta dello Sport dice questo? Quante volte? Ditemi la verità, Innanzitutto lasciate un like di benvenuto, di sostegno per il canale, mi raccomando, no? Ma ditemi, quanti di voi hanno letto articoli sulla Gazzetta dello Sport in queste settimane in cui dicevano Suso o Correa, Suso o Correa, come se l'arrivo di Correa dovesse per forza decidere la cessione di Suso? Ditemi quante volte avete visto una cosa del genere, perché io sinceramente non ho mai preso in considerazione la possibilità di poter prendere Correa per poi dar via Suso, perché sono due ruoli diversi. Suso in questo Milan, se resterà, farà il trequartista, ma non c'entrerà nulla con Correa. Correa verrà preso per fare la seconda punta, perché avremo Correa, Leao e Piontek. Che senso ha prendere Correa per fargli fare il trequartista, per restare sempre senza attaccanti dopo che abbiamo venduto anche Cutrone? Quindi io veramente, oggi la Gazzetta cosa dice? Che Correa e Suso possono giocare insieme. Grandi, due settimane di tempo ci avete messo per capire che Suso e Correa possono giocare insieme. Vi dico questo perché Suso, oggi Lucci, il suo procuratore, è in sede a casa Milan. Sicuramente stanno parlando del suo futuro, le offerte per lo spagnolo sono tante e si parla anche del rinnovo. Mentre invece per quanto riguarda l'affare Correa sembra sbloccarsi anche grazie ad Andre Silva. Vi ricordate che ve ne ho parlato ieri? Rodrigo va all'Atletico Madrid, Correa va al Milan e il Milan riuscirebbe a dare Andre Silva al Valencia con uno sconto di 5 milioni invece di 30, ne chiederebbe 25. Questo qua potrebbe sbloccare la trattativa e saremmo tutti quanti molto felici. L'Atletico Madrid avrebbe un grande attaccante, Correa verrebbe al Milan e noi finalmente non ne parliamo più, e ci liberiamo anche di Andre Silva, che in questo momento è la cosa più importante. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo intreccio e soprattutto della Gazzetta dello Sport, che per settimane ci ha fatto credere che se dovesse arrivare Correa, Suso è già un partente, quando alla fine i soldi per prendere Correa sono quelli di Andre Silva. E il prezzo in questo momento, ragazzi, si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Il Milan aumenta un po' la sua offerta, 45 più bonus, l'Atletico Madrid ne voleva 55, e credo che si vada incontro così alla fine, perché Correa non giocherà mai e ha detto che voleva venire per me. Fatemi sapere voi cosa pensate qua sotto, lasciate un like, sempre forza Milan, bella, brava Gazzetta dello Sport.